saluto in collegamento con me Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio per la zona di Milano, Monza, Brianza, Lodi. Barbieri, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere qui. Allora, partiamo proprio da questo numero, poi naturalmente cerchiamo di declinare la cifra rispetto a quelle che sono le considerazioni che avete fatto e che state facendo ancora in queste ore. È corretto? Parliamo di 600 milioni di euro? Sì, parliamo di un danno di 600 milioni di euro a livello lombardo, che riguarda principalmente le attività di abbigliamento di moda e anche le attività di pubblico esercizio di ristorazione che, ahimè, durante il periodo della zona arancione, quindi questa settimana, rimangono comunque chiusi. E a livello milanese, quindi di Milano città, c'è stata una stima di circa 200 milioni di euro di perdita di fatturato per la settimana impropriamente attribuita di chiusura a zona rossa per Milano e per la Lombardia, quindi un danno notevole nei confronti delle imprese. Assolutamente, perché poi sembra, sa, no? Quando banalmente si parla delle differenze tra la zona rossa e la zona arancione, si dice, no? Vabbè, cambia poco. In realtà scopriamo proprio con questo errore che il danno è enorme. E oltretutto, ho detto bene o sono stata troppo catastrofista quando ho usato l'espressione molte attività sono già allo stremo dopo mesi e mesi di restrizioni, appunto, quindi di chiusure. No, no, le attività imprenditoriali del mondo, diciamo, del commercio tradizionale, della filiera del turismo, quindi principalmente i classici negozi piuttosto che bar, ristoranti, alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, sono molto allo stremo. Ormai è un anno di una situazione di chiusura totale, se noi pensiamo al mondo delle sale da ballo, delle discoteche, per cui è un anno che non aprono. Abbiamo situazioni di ristoranti e di bar che noi definiamo di stop and go continuo, chiusura, aperture, così come attività di abbigliamento. Questa continua non pianificazione nel medio-lungo periodo, questa incertezza comporta inevitabilmente dei gravi danni nei confronti delle imprese, sia soprattutto per la vendita del prodotto, ma anche per l'acquisto di prodotti. Pensiamo a tutto il mondo della ristorazione con l'acquisto di prodotti alimentari che poi, quando ci si trova a dover chiudere da un giorno con l'altro, rimangono, diciamo, tra virgolette, in magazzino e vengono deperite. Quindi si ha totalmente una perdita anche proprio concreta, oltre al mancato guadagno, una perdita concreta di prodotti che sono stati acquistati. Oppure pensiamo agli acquisti della stagione invernale per i saldi, abbigliamento o comunque prodotti di abbigliamento che sono rimasti in magazzino inevasi. Quindi dei danni notevoli che ormai le attività commerciali del mondo del turismo stanno subendo da più di un anno, o Infatti, comunque da un anno. certo, infatti lei ha citato il comparto dell'abbigliamento e ha detto adesso, insomma, siamo anche in periodo di saldi, che già mi viene da pensare, insomma, però lo chiedo anche questo a lei, che comunque sarebbero stati, usiamo il condizionale perché di fatto l'attività va a singhiozzo, proprio per, cito le sue parole, una non pianificazione, dicevo saldi che probabilmente anche nel pieno dell'attività e delle aperture sarebbero stati penalizzati, perché poi, insomma, il mancato guadagno dei mesi precedenti, quindi dei mesi non in saldo, si sarebbe fatto sentire ancora di più. Guardi, l'inizio dei saldi in Lombardia è partito il 7 di gennaio. Il primo giorno dei saldi, che ovviamente è il primo giorno con la prima settimana, è il boom dei saldi, soprattutto di invernali. Quest'anno noi abbiamo avuto uno scontrino medio di circa 70 euro contro i 92 del 2020 e quindi abbiamo avuto una partenza del 7 di gennaio con un calo intorno al 25% rispetto ai saldi invernali di un anno precedente. Questo ovviamente per effetto della emergenza sanitaria e di tutte le chiusure che c'erano state anche nel periodo natalizio delle attività commerciali e poi per il fatto che il consumatore medio è anche un lavoratore dipendente che ormai da quasi un anno si trovano in cassa integrazione, quindi con una capacità di spesa che è inferiore rispetto al Certo. 2019-2020. Certo, assolutamente, infatti i consumi sono stati assolutamente abbattuti. Per tornare su quello che è accaduto la settimana scorsa, appunto in Lombardia, che cosa state chiedendo? Perché in questo momento ovviamente siamo tutti partecipi delle diatribe politiche, no? Come dire, lo scarico di responsabilità, però insomma, contrariamente credo a quanto ha detto nelle ultime ore il governatore Lombardo Fontana, che ha detto ma forse non si verificherà che non c'è stato nessun responsabile, cioè io lo ritengo abbastanza
abbastanza improbabile, un responsabile ci deve essere per forza, Barbieri. Certo. Beh, allora, innanzitutto noi non entriamo nell'agone politico, nella Certo. diatriba politica. Noi diciamo certamente che se c'è stato un errore, e questo errore va ovviamente documentato, verificato, perché noi non siamo abituati a lanciare delle puttane giornalistiche, ma siamo abituati a verificare i documenti, ad analizzarli, a consultarci con ponderazione. Se un errore c'è stato, così come mi sembra evidente che ormai Regione e Governo dicano che un errore c'è stato, questo errore ha creato un danno e questo danno va risanato. Dopodiché a noi non interessa la responsabilità di chi è, a noi interessa che questo danno venga riparato. Il governatore oggi ha già anticipato nella conferenza stampa di venerdì che nel patto per lo sviluppo convocato oggi con le parti sociali alle 11:30 proporrà alla conferenza Stato-Regione uno scostamento di bilancio per individuare e andare a coprire quei 600 milioni di euro di danni. Vedremo e speriamo che il governo accetti questo tipo di proposta. Comunque io auspico che ci sia una sorta di corresponsabilità intelligente tra governo e regione affinché ci sia un riconoscimento del danno indipendentemente da chi è la responsabilità e quindi un riconoscimento di un risarcimento nei confronti delle imprese che sono già un anno che soffrono fortemente. Ecco, poi il risarcimento chiaramente è abbastanza ovvio che venga chiesto anche però, insomma, credo una certa celerità, no? Nel riconoscere il danno e anche di conseguenza dare concretamente gli aiuti, anche perché poi c'è tutto il tema di aiuti che magari sono arrivati anche qui, rallentati a Ma singhiozzo. questo infatti è proprio il tema. Ho letto e ho visto agenzie, class action, non class action, a parte il fatto della procedura giuridica di una class action, che un conto quando viene proposta dai consumatori, un conto sul mondo delle imprese, ci sono delle differenze giuridiche importanti per proporre uno strumento di questo genere, ma soprattutto poi, come ha ben detto lei, piuttosto che avviare una procedura giudiziaria, a me piacerebbe molto di più avviare un'interlocuzione istituzionale con un'erogazione immediata di risorse senza dover aspettare il giudizio di un soggetto terzo, che magari arriverà come quando non si sa e soprattutto nel tempo, cioè avviamo un'interlocuzione affinché ci sia un riconoscimento del danno e un'erogazione immediata delle risorse, magari con modalità più celeri sotto un aspetto temporale, sotto un aspetto qualitativo rispetto a tutti i ristori dei vari decreti che ci sono stati sino ad oggi. Anche perché il tema fondamentale, al di là del tema, diciamo, della giustizia, di vedersi riconoscere quello che è giusto, c'è che dobbiamo fare di tutto per tenere in piedi proprio le attività che poi spesso, anzi, quelle più colpite sono le piccole e medie imprese che rappresentano proprio il tessuto produttivo del nostro paese. Quindi se vogliamo raggiungere quell'obiettivo, cioè far sì che non caschino, insomma, gli aiuti devono arrivare immediatamente. Gli aiuti barra risarcimenti devono arrivare in tempi rapidissimi. Questo è pacifico. Se un'attività imprenditoriale, soprattutto del commercio tradizionale, che vive sugli incassi che vengono fatti quotidianamente, le viene imposta la chiusura per legge per un motivo superiore di interesse collettivo, in questo caso un interesse di salute pubblica. Noi non giudichiamo, così come non abbiamo mai fatto e dato un giudizio sulla salute pubblica e sull'emergenza sanitaria perché non spetta a noi, ma certamente diciamo che se un'impresa è obbligata a chiudere, lo Stato deve contribuire a sanare il mancato guadagno e le perdite che quell'impresa ha, non per incapacità imprenditoriale, ma per volontà dello Stato che deve chiudere. E questo tipo di ristoro, che per di più è una parola non bellissima, a noi piace di più parlare di indennizzi, devono essere qualitativamente e quantitativamente dati in modo adeguato. Ad oggi questi due aspetti della qualità e della quantità e della temporaneità, a livello temporale, non sono stati fatti in modo giusto, ecco, dal mio punto Ok, di vista. diciamo che il bilancio non è praticamente positivo. Barbieri, un'ultima domanda prima di salutarla. Queste sono anche ore cruciali, perché di questo si tratta. Lei ha parlato di interlocuzione che dovrebbe svilupparsi a diversi livelli quando bisogna prendere delle decisioni immediate e veloci per il paese. Sono anche ore cruciali per il confronto con il governo sulle risorse da destinare, quindi sulle priorità per il recovery plan, e parteciperete anche voi di Confcommercio. Sì, c'è un incontro proprio nella tarda mattinata del Presidente Sangalli con il Presidente del Consiglio.
Ovviamente gli oltre 200 miliardi del Recovery Plan sono estremamente importanti. Noi chiederemo che questi tipi di risorse, tra le varie funzioni dello Stato italiano e tra le varie necessità sanitarie, ci siano, delle sanitarie in primis, ci siano un giusto e un equilibrato riconoscimento nei confronti anche di quelle imprese che sono state danneggiate fortemente, che lo sono tutt'oggi, penso ad esempio a tutto il mondo del turismo, ma non solo, e di Sì. conseguenza porremo sul tavolo la necessità di avere ingenti risorse per il mondo del terziario che noi rappresentiamo. C'è una domanda in chiusura, rispondo anch'io, ma poi se vuole commentare anche lei, Barbieri. Un amico scrive: ma l'estate scorsa non hanno lavorato le attività di cui si parla? Questo è Pasquale, perché parlare di un anno? Beh, perché sì, è vero, c'è stata la parentesi estiva in cui le attività hanno più o meno riaperte tutte, alcune in realtà il mondo delle discoteche, eccetera, proprio una settimana forse hanno tenuto aperte, ma insomma credo che si dica un anno perché di fatto è stata solo una parentesi, Barbieri. Ma esattamente, allora la pandemia è sostanzialmente partita alla fine di gennaio ed è ancora in corso. L'emergenza sanitaria è un anno che c'è e andrà avanti anche oltre l'anno. Diciamo che la parentesi di 3 settimane di agosto, non si può pensare che una parentesi di 3 settimane di agosto vada a sanare 9-10 mesi comunque di danno o di Certo. chiusura che le imprese hanno avuto. Quindi l'anno è riferito all'emergenza sanitaria che viene stabilita dal governo. Certo. Nell'ambito di questo anno c'è stato situazioni dove imprese hanno lavorato a singhiozzo e spesso non hanno lavorato e di conseguenza diciamo che un anno e andare avanti oltre l'anno, perché l'emergenza sanitaria ormai è stata prorogata ben oltre l'anno. Assolutamente, non siamo ancora usciti perché non è che stiamo parlando in un momento in cui tutto è tornato alla normalità. Luca scrive: io proporrei come in Germania il fatturato dell'anno prima viene rimborsato del 75%. Si potrebbe fare, cosa dice Barbieri? Proprio un flash. Ma assolutamente sì, se avessimo i soldi e le risorse della Germania e non il debito pubblico della Germania, però è quello che noi stiamo chiedendo da mesi. Guardi, se arriva il 75% di quello che è stato il calo del fatturato, come si suol dire, firmiamo subito. Voglio vedere però il 75% prima. Ecco, assolutamente, mi piacerebbe parlare un po' più nel dettaglio con lei, Barbieri, di tutto questo, le lancio l'invito in diretta, ci sentiamo presto. Intanto Ben grazie volentieri. per aver chiarito, insomma, anche dei punti di cui si sta parlando tanto, ma che spesso rimangono un po' lì latenti. Buona giornata, grazie Grazie mille. anche a voi, buon lavoro, arrivederci. Buon lavoro.